Cari amici di Due Ciapetti con Federico, ben trovati per questa nostra nuova puntata. Una puntata prettamente estiva nel caldo di questi giorni in cui parleremo di sport all'aria aperta, di uno sport bellissimo che è quello della corsa, che permette a tutti di fare attività fisica ma anche di scoprire alcuni degli angoli più belli del nostro territorio. E oggi parleremo proprio di una gara che è in programma nei prossimi giorni ad Arma di Taggia, tra Arma di Taggia e Sanremo, e lo facciamo intanto con gli amici del Naturan Team Valle Argentina, che sono gli organizzatori, e poi con grande piacere, con grande onore, oggi ospite di Due Ciapetti con Federico c'è un campione del mondo, Giorgio Calcaterra, più volte campione del mondo, 3 volte iridato della 100 chilometri, un mito dell'ultramaratona, basti parlare delle sue tantissime vittorie al Passatore, che è una delle gare mitiche per quel che riguarda le lunghe distanze. Ciao Giorgio e buona serata anche a te. Ciao, buona serata a te e a tutti voi. E allora, sentiamo un attimo intanto dagli amici del Naturan Team, che sono Samuele Di Fiore, che è il presidente della società, e Valentino Bianchi, che è un consigliere. Parliamo di questa gara, manca ormai pochissimo perché si tratta del 28 luglio ed è la Sant'Erasmo Run K10. Samuele. Sì, diciamo che noi ci muoviamo nel solco di una tradizione iniziata da un'altra associazione sportiva che negli anni passati aveva creato questo evento, che ha raccolto parecchie adesioni, ha portato un mucchio di atleti a correre in occasione del weekend di Sant'Erasmo, il santo patrono di Arma di Taggia. I nostri predecessori hanno avuto il grande merito di introdurre, no, la componente sportiva in un weekend che aveva già parecchio di conviviale, caratteristiche di natura, se vogliamo, più religiosa, votiva, hanno inserito anche l'elemento sportivo, no? E l'aver introdotto l'elemento sportivo ha portato un mucchio di atleti, come ho detto, a partecipare a questa gara. Poi, come tutti sappiamo, le difficoltà legate al Covid hanno un po' complicato la vita di tutti, soprattutto delle associazioni che si sono trovate a dover fronteggiare adempimenti suppletivi di vario genere. E dopo il 2021 la gara ha subito una battuta di arresto. L'anno scorso il Comune di Taggia, per bocca dell'assessorato al turismo, ci ha comunque chiesto se eravamo intenzionati a riproporre questo evento. Ovviamente noi abbiamo, senza troppo titubare, detto di sì, mettendoci anche del nostro, nel senso rispettando comunque la tradizione, ma introducendo alcuni elementi di novità. L'elemento di novità è sicuramente l'inserimento di la 10 km omologata FIDAL. Esatto. Giusto ieri sono venuti i giudici misuratori a misurare il percorso, affiancata a una 10 km che noi denominiamo ludico motorio amatoriale, che è la possibilità che viene data a chiunque di poter trascorrere un'ora, un'ora e mezza del proprio tempo all'aria aperta facendo attività sportiva, di condurre la gara senza vincoli come dire, di tempi di percorrenza, in assoluta libertà, godendo del nostro lungomare, del nostro paesaggio che ha tante, tante peculiarità positive che non lo rendono secondo a nessuno. Questa è una delle bellezze del running, appunto quella di avere sia gli atleti competitivi che cercano il risultato, il proprio personal best, ma anche poi tutto il movimento degli appassionati che magari non ha velleità di vittorie, ma lo fa per godersi il gesto atletico del nostro paesaggio. Giorgio, 10 chilometri per te è neanche un riscaldamento, una sgambatella. Ma da 10 chilometri a me piace molto, molti saranno sorpresi da questo, però forse è una delle, forse la gara addirittura preferita. Dico saranno sorpresi perché ovviamente chi mi conosce lo sa, i miei exploit maggiori l'ho avuti, come hai anche sottolineato tu nella bellissima presentazione che mi hai fatto e di cui ti ringrazio, insomma, i risultati migliori li ho raggiunti sulla 100 chilometri. Però la 10 mi è rimasta comunque nel cuore e continuo a farne, mi diverto. Quest'anno i miei tempi, per carità, non sono più quelli di qualche anno fa, comunque 34 sono sempre riuscito a farlo, che vuol dire comunque correre sotto i 3:30, quindi per me è una buona cosa e quindi sono doppiamente contento di partecipare a questa gara. Sia perché il posto è bello, l'accoglienza è bella, ma anche perché è di 10 chilometri, che è forse la mia distanza preferita.
Guarda, io ho avuto la fortuna una volta di correre con la casacca azzurra della Nazionale Master e l'occasione era il tuo mondiale di Seregno. Mi ricordo quella giornata con una grande emozione, io non avevo finito la gara, avevo avuto un problema, quindi ero sul traguardo quando sei arrivato e devo dire che il tricolore è veramente esploso in quel momento. Ma parlaci un po' del tuo rapporto con la corsa, perché noi sappiamo benissimo i tuoi risultati, ma magari non come tu abbia iniziato questa attività. Ecco, cosa ti spinse all'inizio? Ma secondo me è stato proprio l'istinto. Avevo voglia di correre, no? Il bambino a volte per giocare corre, quindi era il mio gioco preferito. Un giorno, tornando da un allenamento di calcio, perché mio papà giustamente mi aveva voluto far provare vari sport, abbiamo visto questo manifesto dell'altra cittadina della Maratona di Roma, all'epoca si chiamava Roma Maratona, e così il 14 marzo 1982 ho fatto la mia prima gara. Lì mio papà è stato bravo, ha visto come era l'ambiente, ha visto che mi divertivo e quindi ha cominciato a portarmi di domenica in domenica a tante altre gare e la passione poi non si è più fermata. E le lunghe distanze come sono arrivate? Allora, il fatto della maratona, perché comunque anche la maratona la possiamo chiamare una lunga distanza, è nato dal fatto che io ho cominciato a correre a 10 anni e sentivo parlare di questa maratona, ma non la potevo fare né a 13, né a 14, né a 15 anni, perché per limiti di età bisogna avere 18 anni. Quindi, come quando non puoi fare una cosa, appena ho compiuto i 18 anni ho subito voluto fare la maratona, proprio per questa voglia di fare quello che mi era stato proibito. La maratona è bellissima, mi piace, però a me piacciono le cifre tonde e quindi mi piaceva molto i 1000 metri, mi piacciono tantissimi i 10.000 metri e la cifra tonda successiva era la 100 km, quindi ho cominciato a farmelo ronzare in testa, però avevo paura della distanza perché comunque 100 km fanno veramente paura e così ho rimandato fin quando nel 2006, io sono del 72 quindi a 34 anni, forse un po' tardi col senno del poi, ho cominciato a fare la 100 km. Ero talmente tanto impaurito che mi sono allenato molto molto bene, ero impaurito di non riuscire a finirla, l'ho finita e l'ho vinta, quindi quella che doveva essere un'unica partecipazione alla 100 km nella vita, perché per me era una distanza da fare solo una volta nella vita perché era troppo lunga, invece poi è diventata la mia distanza, una delle mie distanze preferite. Insomma, vi siete trovati. Samuele, ma qual è l'emozione di avere in gara qui sul nostro territorio un campione del mondo come Giorgio Calcaterra? Sì, io diciamo che non ho mai nascosto, anche a lui, quando siamo visti, perché ci siamo conosciuti a Torino prima della mezza maratona. Io il 5 di marzo sono uscito giù per correre la Roma Ostia. Intanto vi presento Raffaella, che è la nostra socia. Non c'è fiction, qui facciamo tutto. E diciamo che ero uscito giù a correre a Roma Ostia, poi l'avevo contattato dicendo guarda, voglio passare dal tuo negozio lì a salutarti. Poi per una serie di fattori esogeni, tra cui il ritardo del treno, il ritardo al ritiro dei pettorali, mi ero un po' attardato e non sono riuscito a raggiungerlo in tempo. E lui poi il giorno dopo doveva partire per una gara dove era stato invitato e non c'è stato modo di farlo lì in loco, no? Questo vabbè, poi l'ho un po' inseguito e niente, ci siamo risentiti e abbiamo fatto conoscenza a Torino. Diciamo che io anche con i miei soci non ho mai nascosto la grande ammirazione che ho per Giorgio, ho letto tutti i suoi libri e niente, lo conosco, poi le 12 vittorie al passatore sono un must e diciamo che anche quando l'ho incontrato non ho poi neanche troppo nascosto l'emozione, no? Gli ho detto subito facciamoci una foto, no? Perché volevo proprio immortalare questo ricordo. Diciamo quello che mi piace di Giorgio è, vabbè, da dire anche il fatto che lui, come ha detto, è un atleta che giustamente si allena per competere, gli piace. Quello che mi piace però di lui è una frase didascalica che ho trovato scritta sul suo Instagram, no? Da quando ho iniziato a correre il mio elemento segreto è che lo faccio con il cuore, no? Quindi è una cosa che mi ha colpito, perché io vedo sempre più persone, no, anche in gara, che ostinatamente guardano di continuo
lo smartwatch, lo sportwatch, dicono guardano i tempi, no? Ovviamente anche lui, no, è attento a queste cose, giustamente, perché fa tanti sacrifici, tanti allenamenti, però il fatto di, anche quando commenta le gare, le proprie avventure, i propri inviti, no, quando fa il consultivo del proprio risultato, dice sempre oggi mi sono divertito, no? Io, caso strano, quando leggo i suoi post, vado sempre a leggere in fondo e trovo sempre questa frase. Per me è questo l'ingrediente segreto, no? E quindi per me è una grandissima emozione poterla avere qui con noi. Diciamo che è un regalo che ho fatto ai miei soci. L'anno scorso è stato un anno molto positivo, abbiamo avuto un inizio, come dire, abbastanza, se vogliamo dire, esaltante dopo la parentesi Covid. Abbiamo fatto due gare che hanno avuto riscontri positivi e ho voluto premiare il loro impegno di tutti, iniziando, capitanando questo nuovo corso, questa nuova gara con una figura di sportivo che a me piace tanto, no? Quindi niente, sì, l'emozione è tanta e sono molto felice che lui sia con noi, che abbia accettato, nonostante i suoi tanti impegni, ha accettato di essere qua con noi. Giorgio, conosci già il nostro territorio? Beh, ci sono venuto qualche volta, sempre per qualche gara, però non lo si conosce mai abbastanza, quindi sono stracontento di rivenire a vederlo. Tra l'altro sarà una gara anche veloce tecnicamente, nel senso che la nostra pista ciclopedonale non ha ovviamente dislivelli, sono pochissimi cambi di direzione, tra l'altro in uno scenario spettacolare perché è affacciata proprio sul mare. Questo è un elemento di bellezza in più per uno che corre. Assolutamente, io poi il mare mi apre veramente il cuore, è un paesaggio quando vedo il mare che mi rende tanto sempre felice e tranquillo. E poi il fatto che sia veloce mi dà ancora più voglia di farla perché a volte è bello anche testarsi sui propri limiti, ovviamente dell'anno, non è che mi paragono al Giorgio di tanti anni fa. Però l'occasione, insomma, so di avere l'occasione per poter fare magari anche un tempo che mi può soddisfare, quindi sono contento anche per questo. Senti, che rapporto c'è con gli altri podisti quando nel pre-gara e nel post-gara vi trovate insieme? Ma io dico sempre che noi che corriamo siamo come una grande famiglia, come ritrovarsi, anche se magari vedi l'altro atleta per la prima volta. Perché sai che condivide con te la stessa passione, sai che se gli dici una cosa ti capisce. E quindi il rapporto con gli altri è sempre molto buono, molto amichevole, molto spensierato, fino magari a pochi minuti prima ci si fa le foto e ci si saluta, anche in gara, se si ha l'occasione di correre accanto accanto, si parla un po' e si scambia qualche parola, poche, perché ovviamente quando si spinge al massimo non si riesce a parlare tanto. Quindi direi ottimo, ottimo rapporto con tutti gli altri podisti, perché come ho detto sento che fanno parte di questa grande famiglia che sono i runner. Samuele, prima di chiudere volevo ricordare il termine delle iscrizioni. Abbiamo detto che la gara sarà il 28 luglio. Dove si possono trovare maggiori informazioni e dacci le scadenze delle iscrizioni per le due gare, competitiva e invece la passeggiata? Sì, allora, inizio da quella più facile, che è la gara non competitiva, chiamiamola così, e le cui iscrizioni continueranno fino al giorno della gara, proprio mezz'ora prima, quindi chi vuole può recarsi al banco delle iscrizioni di Piazza Chiotti, dove sarà allestita la zona partenza arrivo, e fino al limite massimo di capienza, che sono 300 atleti, potrà 150 per la parte non competitiva, potrà richiedere il proprio pettorale e presentarsi alla partenza. Per quanto concerne invece la gara competitiva FIDAL, abbiamo concordato con chi si occupa poi di verificare la regolarità di tutti gli accreditamenti FIDAL e di terminare le iscrizioni qualche giorno prima, proprio per dare la possibilità di verificare tutto per bene, i nominativi, le tessere FIDAL, le run card del caso, tutto quanto. Quindi il 25 di luglio a mezzanotte scadrà il termine per le iscrizioni alla gara competitiva FIDAL. Poi per quanto riguarda... Come? Online. Dove si trovano, quindi dove possono trovare? Allora, per richiedere informazioni, allora le informazioni le si può desumere dal nostro sito internet www.naturalteamk40.com. Si entra e c'è
praticamente l'immagine della nostra gara con diversi bottoni, c'è la possibilità di poter cliccare, scaricare direttamente il modulo di iscrizione, compilarlo in tutti i campi richiesti e poi vabbè, scegliere come pagare la quota di iscrizione sia tramite bonifico bancario che in contanti al lato della ritira dei pettorali. O, altrimenti si può richiedere informazioni tramite i nostri canali social, abbiamo una pagina Facebook e una Instagram e anche tramite WhatsApp direttamente richiedendo informazioni alla nostra segreteria. Vediamo i numeri in sovraimpressione, infatti. Li ripeto ad alta voce, 347-703 2969 e 347-255-3737. Ci siamo divisi, il primo numero di telefono è per gli atleti di sesso maschile, il secondo per gli atleti di sesso femminile. Organizzatissimi, insomma. Segregare le due cose in modo da poter gestire le cose un po' più ordinato. Quindi diciamo che ci sono vari canali di accesso, ovviamente noi siamo disponibili a dare tutte le spiegazioni del caso, a delucidare le persone, anche tramite contatti via email, via posta elettronica, naturalteam.k40@gmail.com. Ci potete raggiungere tranquillamente e vi rispondiamo quanto prima. Bene, allora Giorgio, che dire, ci vediamo tra pochi giorni qui ad Arma di Taggia. Sì, molto volentieri, a pochi giorni, insomma, tra poco. Allora un saluto al campione Giorgio Calcaterra, sarà un grande onore averlo insieme a noi in gara e correre fianco a fianco con lui. Un saluto anche agli amici del Naturan Team, abbiamo sentito l'organizzazione di questa gara, quindi l'invito a tutti i podisti appassionati di venire a correre queste bellissime manifestazioni e chi non dovesse essere uno sportivo venire ad applaudire e a vedere da vicino tutti i partecipanti. Grazie ancora a tutti per la partecipazione, grazie al pubblico per il sempre cordiale ascolto, appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.